Una volta che ci siamo appropriati degli elementi base, quindi scale, intervalli, accordi, il grande risultato che qualsiasi musicista può raggiungere è quello di essere capace di leggere una partitura, analizzarla, memorizzarla, trasportarla in un'altra tonalità e manipolarla, modificarla a seconda dello stile, del gusto, anche dell'occasione. Quindi questo è quello che troverete nel corso Santa Armonia 2, che si divide sostanzialmente in due grandi parti. Il primo è un recap di tutti gli elementi che servono per fare l'analisi armonica e tutte le implicazioni, tutte le cose che puoi fare con l'analisi armonica. La seconda parte invece è concentrata sull'analisi armonica e io vi accompagnerò nell'analisi armonica di tre standard famosi che sono particolarmente complessi, articolati, cioè hanno proprio meccanismi fondamentali dell'armonia che uno così in un qualche modo assorbe. Proprio per permettervi di risolvere questa debolezza, abbiamo creato questo corso. Troverete gli strumenti per diventare capaci di fare questa cosa incredibile, che è il fatto di memorizzare, trasportare, analizzare i brani. Troverete 6 ore di video divisi in 3 ore di vere lezioni e 3 ore di una diretta in cui ho risposto live alle domande, le curiosità e i dubbi degli studenti, un booklet in cui ci sono le trascrizioni di tutto quello che ho suonato e poi le trascrizioni che spiego nel corso e una serie di trascrizioni con cui vi potete confrontare, che sono, diciamo, fatte correttamente e voi potete usarle come metro dei vostri progressi. Quindi se vuoi padroneggiare queste tecniche, queste capacità, ti aspetto sul mio corso Santa Armonia 2, l'analisi armonica su Music Kisser.